stiamo discutendo della Giunta certamente ha un merito, quello di mettere al centro uno strumento di partecipazione che all'interno dell'amministrazione capitolina degli ultimi 23 anni, visto che il regolamento del 1994, certamente non è stato molto utilizzato e soprattutto si concentra su un tema centrale per questa amministrazione e per quelle che sono state le linee programmatiche che abbiamo votato in aula e riguarda proprio l'innovazione tecnologica. E' per questo che infatti la sindaca ha voluto, diciamo, individuare all'interno appunto della Giunta una figura assessorile che potesse occuparsi della trasformazione digitale. Il funzionamento, del forum, come è stato illustrato dall'assessore, effettivamente ha dei meriti importanti che a nostro avviso anche come Movimento 5 Stelle diremo anticipo già che voteremo favorevolmente ovviamente a questa proposta di delibera. Siamo certamente favorevoli e siamo contenti di alcuni elementi che sono stati introdotti. Uno di questi è il fatto che questa amministrazione all'interno del forum ha introdotto l'opportunità di attivare dei processi partecipativi su alcune tematiche su impulso di tre soggetti diversi. Il primo, appunto, sono gli assessorati, quindi la Giunta, il secondo le commissioni capitoline e il terzo tre municipi. Poi nell'emendamento che successivamente abbiamo approvato effettivamente all'interno Silenzio in aula, per favore. Prego, consigliere. Grazie, che abbiamo approvato in Commissione Bilancio, abbiamo ben definito tre municipi che si identifica come tre presidenti di municipio. Quindi di fatto spesso Roma è sempre stata amministrata tenendo conto delle strutture centrali, ma spesso non sono mai stati ascoltati i territori. E allora vediamo, diciamo, lo sforzo che Un l'assessorato. attimo solo, consigliere. Consigliera Certo, Celli è in aula? Dovrebbe consentirmi di ascoltare il collega, e così tutti. Grazie. grazie Prego, consigliere Presidente. Sturri. Dicevo, all'articolo 4,2 della proposta appunto viene dato la possibilità ai municipi di utilizzare e attivare, diciamo, dei processi partecipativi all'interno di questo forum, all'interno del quale faranno parte dei cittadini, le associazioni o altri soggetti, diciamo, titolati, per poter, diciamo, acquisire un po', comunque, come diceva anche la consigliera Montella, quello che è un po' il ragionamento sull'intelligenza collettiva, cioè su proposte o progetti che poi vengono trasmesse agli organi, diciamo, di competenza di Roma Capitale. E il fatto di dare questa opportunità, quindi di utilizzare questa intelligenza collettiva e direi anche qualificata su alcune tematiche anche ai municipi, è una grande apertura, diciamo, che va verso, se possiamo così dire, un riconoscimento di quello che è il principio del decentramento amministrativo. Al tempo stesso e contemporaneamente le stesse commissioni, anche congiuntamente, potrebbero chiedere al forum appunto di sviluppare determinati ambiti o progetti o tematiche che poi vengono a quel punto riportate all'interno dell'amministrazione e capite effettivamente come possono essere sviluppate. Quindi, diciamo, in un certo senso, con questa delibera, l'amministrazione è riuscita a coprire tutti i livelli di governo congiuntamente e dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare. Sull'organizzazione mi viene da dire un'ulteriore cosa, il fatto che comunque il forum si articola in quattro laboratori tematici, che sono poi gli obiettivi di questa amministrazione in materia, diciamo, di semplificazione e di innovazione tecnologica. Questo ancora di più rende, diciamo, ancora più efficace la possibilità, diciamo, di partecipare e di raggiungere degli obiettivi che fanno parte comunque anche del programma del Movimento 5 Stelle. L'emendamento che è stato approvato con il parere favorevole nella Commissione Bilancio e che poi successivamente il Presidente Terranova certamente procederà a illustrare, voglio anche sottolineare di avere come consigliere capitolino presentato un subemendamento per, diciamo, limare una parola all'interno, diciamo, dell'emendamento di Commissione, semplicemente per una questione di armonia letterale. Fatto ciò, a mio avviso, Presidente, possiamo certamente, se non ci sono altri interventi,
interventi in discussione generale passare anche agli ordini del giorno che per quanto ci riguarda, che ho già cominciato a vedere da parte dell'opposizione, alcuni sono meritevoli d'attenzione, però vorrei un attimo anche conferire con loro su questo.